trasporto pubblico locale esplode in Consiglio Comunale a Pavia il caso degli oltre 400 lavoratori che pagano col proprio salario i propri diritti e coi licenziamenti l'ennesima gara d'appalto a favore dei privati. Un'interpellanza del Movimento 5 Stelle li ha condotti insieme ai loro rappresentanti nell'aula del Comune di Pavia aperta per l'occasione al pubblico. 42 lavoratori licenziati, voi avevate negato fino all'ultimo che ci sarebbero stati licenziamenti. 37 vengono riassorbite da una società ex TPLO e arriviamo a quanto? 42 più 37 quanto fa? Fa 79. E non contiamo i contratti a tempo determinato non rinnovati, non contiamo i pensionamenti, non contiamo le rinunce volontarie, arriviamo a quella cifra che fin dal 2014 ci perde la voce in questo Consiglio Comunale. 100 licenziati. Mi vergogno da imprenditore dell'assenza per un'altra volta di autoguidovie che la faccia sul lavoro non l'ha mai messa in nessun momento. 16 aprile, Consiglio Comunale a Pavia aperto sulla questione del trasporto pubblico. Come Movimento 5 Stelle, fin dal 2014 che diciamo a tutti fermatevi e pensate bene a quello che state facendo, state mettendo in pericolo i posti di lavoro, non solo, state dismettendo la flotta di autobus a metano meno inquinante rispetto alla flotta di autobus a diesel che oggi abbiamo. Ci sono stati problemi di trasparenza. Tutti voi sapete che sta indagando la Procura, abbiamo presentato esposti all'autorità garante per la concorrenza e il mercato e all'autorità anticorruzione. Siamo fiduciosi in attesa degli esiti di questi accertamenti. Autoguidovie non ha assunto direttamente le lavoratrici e i lavoratori delle aziende uscenti, come prevede la legge. Prima delle assunzioni ci sono state le dimissioni e le nuove assunzioni non sempre garantiscono le stesse condizioni e gli stessi diritti. La clausola sociale significa che i lavoratori assunti vengono mantenuti nome e cognome, non c'era alcuna clausola sociale, tant'è che l'azienda subentrata aggiudicataria ha aggiunto dei lavoratori esterni, sì che c'è stato un risparmio nei costi, certo, sono stati scaricati sui lavoratori licenziando, sono stati scaricati sui lavoratori riassumendo dei lavoratori nuovi perché hanno un'anzianità minore, certo che abbiamo risparmiato in termini di denaro, io lo voglio dire chiaro, il Movimento 5 Stelle è per lasciare i servizi pubblici in mano pubblica, no gara, no privato, no utili e lucro dei servizi pubblici essenziali. Su questa vicenda c'è il solito giochetto del cambio d'appalto e del rinnovo del contratto tramite le dimissioni, quindi un risparmio per l'azienda. Visto che in Consiglio Comunale quasi tutti, tranne lei del 5 Stelle, hanno sostenuto la correttezza di mettere al bando e a gara in competizione i servizi pubblici, non è forse qui il problema? Allora, che il servizio pubblico debba rimanere in mano pubblica è uno dei principi su cui si fonda il Movimento 5 Stelle. La diversità fra noi e gli altri, che in questo Consiglio Comunale si scaricavano le responsabilità, è che noi riteniamo che il servizio pubblico debba rimanere in mano pubblica, nelle forme stabilite dalla legge, ma il principio deve rimanere che il servizio pubblico non deve creare lucro. Noi siamo contro le gare d'appalto, perché il servizio pubblico, soprattutto il trasporto pubblico, deve rimanere quanto tale pubblico. Naturalmente ci sono delle responsabilità, secondo noi, responsabilità politiche forti, dove hanno lasciato fare ad autoguidovie, senza vigilare. Oggi è stato concesso anche ai sindacati di intervenire e il vostro è stato l'unico che ha parlato di servizio pubblico e non privato. Il problema non sta forse qui, vale a dire come si fa a conciliare l'interesse legittimo del profitto delle aziende private con quello della universalità del servizio e delle garanzie per l'occupazione. La CUB da anni dice che quando si parla di servizi pubblici essenziali come il trasporto pubblico locale bisogna assolutamente pensare a un'internalizzazione dei servizi. Oggi siamo di fronte a questo dramma. La responsabilità è di chi comunque, parti sociali e soprattutto sindacati, in questi anni, dal 2014, ha alzato la voce in maniera molto, molto flebile, anzi del tutto assente.